Ci troviamo nella cucina del Costa Elizabeth a Cirò. Prepariamo la prima ricetta che è polipo e patato in emulsioni di aceto balsamico. Vi vado a elencare gli ingredienti per la prima ricetta. Patate della Sila IGP varietà Nicola, aceto balsamico, polipo, prezzemolo, pepe nero e sale, olio extravergine d'oliva. Allora, intanto il mio collaboratore sta pelando le patate, poi le taglia a dadini per una prima cottura in ebollizione. Ok. Mettiamo a bollire le patate. Per 2 minuti la bollitura e sono pronte le patate. E iniziamo a preparare quello che è da soffriggere. Mettiamo un po' di sale e un rametto di rosmarino per dare un po' di sapore. Nel frattempo mettiamo un cucchiaio di olio a soffriggere, un pizzico di pepe nero, del prezzemolo, mettiamo un po' di acqua di cottura delle patate. In modo che non vada a fare un soffritto molto pesante. E ultimiamo la cottura per 2 minuti in padella a fuoco basso. Andiamo a comporre il piatto e vi spiego un attimo come ho realizzato questo polipo. Ho messo a bollire dell'acqua, ho inserito il polipo per 20 minuti, dopodiché senza raffreddarlo l'ho chiuso nella pellicola con una carota e l'abbiamo messo a refrigerare per 3 ore. Adesso viene tagliato in due, okay, per la composizione del piatto. No, questa parte. Le patate sono già ben dorate, faccio l'ultimo passaggio e metto un goccio di aceto balsamico emulsionato in modo che mi dà la legatura per comporre il piatto. E le patate sono pronte. Andiamo alla composizione del piatto. Buono. Adagio il polipo con la carotina al centro del piatto. Dopodiché inserisco il coppapasta e con un cucchiaio vado a inserire le patate. Metto l'altro polipo di sopra e ultimare. Okay. Completo il piatto con un po' di aceto balsamico. Messo un po' di prezzemolo, una foglia di rosmarino per decorare, dell'olio extravergine e il piatto è pronto.